Salve Simmers, io sono Marichelle e oggi siamo tornati in The Sims 4 col nostro Let's Play da Nancy, Mark, che adesso vedrete dov'è, e dal nostro Billy Bud, o Billo Bud, in realtà sono indecisa, perché per sbaglio appunto su YouTube vi ho messo Billy e su Instagram vi ho messo Billo. Quindi ditemi nei commenti se preferite Billo Bud o Billy Bud, comunque credo che importi poco. Eccolo qua che si diverte e la nostra Nancy gli dà da mangiare, perché ha decisamente fame, per il resto è tutto ok, guardate com'è soddisfatta. Lei è tutta contenta, ma in realtà si sta cacciando nei guai, e anche un bel po'. Direi di mandarla a dormire, è un po' stanca, ma avrebbe anche bisogno di divertirsi. E adesso vedrete anche dov'è Mark. Non ve lo faccio vedere perché vi spaventerete perché la nostra Nancy ha lasciato un po' di caos mentre lui era a lavoro, come vi avevo però già anticipato. Avete capito che lei è una persona abbastanza disordinata, un po' menefreghista per quanto riguarda la casa, e non è giusto, perché comunque lei sta molto più a casa di lui. Almeno dovrebbe lavare i piatti, insomma, non dico fare tanto altro, però almeno quello. E invece pensa solo al suo lavoro e a se stessa, al suo benessere. Adesso devo far approvare un suo dipinto, però diciamo che è stata già rifiutata un paio di volte, quindi meglio che riposi. Poi dobbiamo farla divertire, ma penso che si divertirà gran poco per ora, perché qui abbiamo Mark che è tornato da lavoro e si è buttato subito sul divano. Vi ricordo che lui fa il cuoco, tra l'altro sta andando benissimo, ha ricevuto anche una promozione, è contento. Adesso dobbiamo raggiungere il livello 2 di mixologia, quindi magari con i nuovi soldini che ho guadagnato, insomma, perché ho giocato un po' per conto mio, potremo prendere un piccolo bar. E siccome è entrato al buio, insomma non ha visto niente, si è buttato subito sul divano, non si è accorto di quello che ha lasciato Nancy qui, che durante il giorno ha mangiato, ha lasciato i piatti sparsi in giro, guardate qua, cioè ha fatto su un caos, qua è tutto sporco, mamma mia, ha fatto veramente un grande, grande caos. Vi dico già che dovremo trovare una soluzione in questa puntata, nel senso, si è svegliato, lo chiamo un attimo, e vi dico già che dovremo trovare una soluzione a questa situazione, cioè a questo fatto, perché sicuramente l'atmosfera si farà abbastanza tesa. E io per questa puntata, visto che loro sono la famiglia Tropical e come vi ho sempre detto loro amano le vacanze, il mare e tutto il resto, ho già pensato a qualcosa, ma non pensate che li manderemo tipo subito in vacanza nei classici luoghi tipo Granite Falls o Selvadorada, quelli li terremo per più avanti. Per adesso ho pensato ad altro, ma intanto lui si è svegliato e adesso si accorgerà del caos che ha lasciato Nancy. Infatti va qui a vedere, già ha intravisto qualcosa e fa oh mio Dio, si sta accorgendo che qui c'è un caos assurdo, quindi si mette subito a ripulire. E anche se sorride, vabbè ragazzi non badate al fatto che sorride, in realtà sta pensando che le deve parlare, perché non è possibile comunque lasciare tutti i piatti in giro così. Lui sta fuori tutto il giorno, insomma, ok, anche Nancy lavora, lui non mette in dubbio che anche lei lavori tanto, però alla fine lavare 4 piatti ce la può fare, addirittura ha lasciato sporco qua. E vi ricordo tra l'altro che lui è pure un pigro, è un pigro però, insomma, è ordinato. Lei comunque è affamata ed è un po' tesa, e infatti adesso andrà a chiedere al nostro cuoco di fiducia se può fare qualcosa da mangiare, quindi va a sfogarsi lei, perché comunque lui è un cuoco e gli dice senti, vai e cucina, no? Lei pretende, lei è una che pretende, non è cattiva, però è un po' fatta così, no? Una tipa un po' acidina sotto alcuni aspetti, loro sono amici, però comunque lei a volte non si fa proprio amare. Guardate, guardate che tesa, lei va là e non solo ha lasciato sporco la sera prima, ma va pure a sfogarsi e gli va a dire senti, che ne dici di cucinare qualcosa? E lui si sente offeso, dice ma scusami, ma prima lasci sporco e poi mi chiedi pure di cucinare? E
quindi qui lui inizia ad arrabbiarsi per davvero. E infatti lei si imbarazza perché vede che lui comunque le ha rivolto uno sguardo non proprio carino, perfido, e disputa. Vabbè, noi facciamo disputa di musica, tanto per... Facciamo che disputano della casa, ovviamente. E lui adesso gliele canterà, ragazzi. Dice, sì, pensi di dirmi quello che devo fare e adesso te le canto. E gliele canta. Guardate lei come sbadiglia, come a dire, cosa mi importa, dai, per queste sciocchezze t'arrabbi? Cioè, lei risponde così. Però ha torto marcio, effettivamente. Ha torto marcio. Ah, fa, qui non c'è niente da fare, guardate. E quindi sta pensando, dobbiamo fare qualcosa, non possiamo rovinare la nostra amicizia per questi motivi. Devo farle una proposta. E decide di appianare la discussione e di proporle di andare, insomma, a rilassarsi al mare. Anche se... Lo so, non abbiamo proprio il mare, ma ho ideato qualcosina, ragazzi, qualcosa di semplice, adesso vedrete. Siccome loro due hanno una sola cosa in comune, veramente solo una nei loro caratteri, ed è l'amore per il caldo, il mare e tutto anche quello che riguarda l'ambito vacanze, potremmo dire. E quindi glielo propone e fanno un po' di pace, adesso si abbracciano. Cercano di dimenticare tutto, anche se è rimasto un po' quell'astio, sono quegli abbracci in cui comunque della serie ti abbraccio ma non dimentico, insomma, abbracciala. Però diciamo che lui è veramente un bonaccione, insomma, dice questa è una mia amica, non è che posso litigare così per due piatti, avanti, andiamo, forza. Lui gli ha proposto di andare in un luogo particolare. E quindi adesso ci andremo. Intanto vediamo se quando deve lavorare lui. Fra 5 ore lui si prende anche un giorno. Lei non c'è bisogno perché comunque lavora da casa. Lui invece si prende un giorno di ferie. Ne ha davvero bisogno anche lui perché dopo queste piccole tensioni, che sono ancora piccole tensioni, ma ragazzi, penso che accadrà pian pianino qualcosa in più. Voi non preoccupatevi. Lei è felicissima, dice: Beh, tutto sommato, ho vinto io. Infatti, ha vinto anche la discussione, ragione da vendere, o almeno questo è quello che crede lei. Vittoria! Osservare la retorica e il ragionamento dell'avversario annientati dalla propria logica implacabile, enormemente gratificante. E lei cosa fa? Dice: Andiamo in vacanza, però mi prendo il mio tablet del lavoro. Lei non rinuncia al lavoro neanche in vacanza. Però adesso lui gli dice: È ora di partire, avanti, ho preso le ferie. E che ne dici? Andiamo, andiamo ragazzi. Tanto Billy Budd starà benissimo a casa, spero. E dove andiamo? Andiamo a Brindleton Bay, proprio qui vicino al mare. Ma andremo proprio sul mare perché mi è venuta un'ideuzza, diciamo. Vediamo se vi piacerà. Cioè, proprio andremo qui in riva al mare. Fare delle cose sulla spiaggia, insomma, a rilassarci qua. Però diciamo che il punto base, il nostro punto focale sarà questo, perché qui abbiamo tutto. Lui potrà anche allenarsi nella mixologia, potranno insomma rilassarsi qui e poi andare direttamente sulla spiaggia. Quindi andiamo, solo lui, guardate qua, Vlad. Lei ha parlato con Vlad, ma questo sarà una cosa che capirete più avanti. Diciamo che se lo è ritrovato davanti Vlad, il conte, e non è una cosa completamente a caso, vi dico solo questo per ora. Comunque sono felicissima di fare un let's play semplice semplice perché comunque le miniserie sono un po' più, come posso dire, potremmo dire più complicate perché bisogna seguire una trama precisa. Io qui invece vado a braccio, ragazzi, vi dico la verità, cioè le idee che mi vengono in mente le metto in atto proprio come nei let's play appunto normali. C'è da dire che lui la sta guardando comunque con ammirazione, sta pensando guarda che bel costumino, però i loro caratteri sono veramente veramente molto diversi. Certo, lui la può trovare anche carina, ma sicuramente troverà una ragazza più adatta a lui, nel senso che rimarranno solo amici.
Probabilmente, probabilmente. Oppure partirà una ship, noi non lo sappiamo. Comunque, vediamo un po' com'è questo luogo, ragazzi. L'ho scaricato perché ci avrei messo, se no, 3 vite a farlo e non so se l'avrei fatto così bene. Ma guardate qua, siamo intanto in riva al mare, perché qui abbiamo il mare, oddio, è una giornata leggermente uggiosetta, però. Guardate, qui abbiamo una fontanella, tante belle sdraio, che sono sdraio finte, perché purtroppo in The Sims non ci sono ancora. Speriamo le aggiungano veramente presto, è quello che mi auguro con il nuovo pack io, sperando che sia un pack riguardante le vacanze, perché noi abbiamo creato questa famiglia sperando in questo. Guardate che bello qui, guardate, si metteranno subito qui, bellissimo, bellissimo. Devono mettersi qui a discutere, secondo me. Guardate che bella struttura, bellissima. Anche qui nella jacuzzi a rilassarsi. E poi abbiamo tipo delle casette, qui possono lanciarsi col trampolino. E sono delle strutture, ora vi faccio vedere, in cui possono andare ad ascoltare un po' di musica, farsi un caffè. Queste cose qui, insomma. Qui c'è la zona addirittura ristorante, perché poi questo luogo è catalogato come ristorante e infatti potrebbero andare a mangiarsi qualcosa, ma a questo punto tanto vale andare qui a mangiare qualcosa qui. Peccato per la giornata, non proprio soleggiata, ma facciamo finta che lo sia. E io metterei anche una macchina per i gelati, forse. Però quasi quasi loro, visto che sono arrivati qui adesso. Adesso insomma, si parlano. Lei è annoiatissima, amichevole, colpo d'anca, dicono proprio un bel posto in cui siamo andati. E visto che c'è la zona ristorante, vanno subito a mangiare qualcosa. Infatti, lui glielo chiede: andiamo a mangiare, che ne dici? Visto che avevi fame, mi hai chiesto di far da mangiare, approfittiamone. E infatti, vanno qua, chiedi un tavolo molto serenamente. Che bello, ragazzi! Bellissimo posto, speriamo esca anche più sole. Il caldo c'è un caldo, ragazzi, tremendo, rovente. Guardate qui il calendario. Tra l'altro, dobbiamo aggiungere qualche festività a noi. Però sì, è nuvoloso, ma c'è veramente un caldo, caldo. Basta guardare il termometro. E intanto va lei prende l'iniziativa, è quella che ha decisamente più fame. Guardate con che aria va a chiedere al cameriere di dare loro un tavolo, tutta felice. Comunque, almeno sono in gruppo. Sì, sono in gruppo. Abbiamo avuto il dubbio per un attimo. Qui c'è gente anche interessante. Guardate che bei ragazzi che lavorano qui. Abbiamo la musica. Ci potrebbe dare un tavolo, per favore? Oh, e arriva anche lui. Avranno così la possibilità di fare due chiacchiere e di divertirsi. Quindi ordiniamo per il tavolo qualcosa da mangiare e io direi di ordinare tipo dei gelati, insomma. E il bello che ordina lui. Quindi forse gli toccherà anche pagare. Insomma, lei se ne approfitta un po', devo dire. Direi un bel Simpolitan per tutte e due, da bere, sì, ci può stare. Oppure non abbiamo qualcosa di... Anche il tè freddo non mi dispiace. Ma no, beviamoci su e poi io direi un gelato. Sì, approfittiamone, c'è il gelato caldo, i cannoli. Allora, cannoli per lui e il gelato per lei. Lei voleva tanto il gelato e direi che con questo siamo a posto. Speriamo che il gelato caldo sia buono, dovrebbe essere tipo freddo all'esterno e caldo all'interno. Grazie, porteremo quanto ordinato appena sarà pronto. E finché aspettano, potrebbero anche farsi delle nuotate qui insieme, non senza vestiti, però sennò si imbarazzano. Finché attendono, perché no? Non devono stare per forza fermi. E poi, ragazzi, come detto, li manderemo in spiaggia. Guardateli! Che giocano, iniziano già a fare pace e chiacchierano, si della sua giornata, iniziano un po' a sciogliersi, insomma, a fare un po' pace. Già prima, insomma, si erano tranquillizzati, però adesso che sono qui, ovviamente stanno meglio. Lui deve andare in bagno, tra l'altro, poverino. Ne approfittano anche per nuotare. Guardate che piscina immensa e guardate che bella che è da vedere così.
mamma mia, bellissima. Sta arrivando anche un po' il sole, che prima era molto più nebbioso. Secondo me si sta schiarendo un pochino. Guardate lei, felicissimi. Oh, sta arrivando il cameriere. È per noi, deve essere per noi, per forza. Deve essere per noi, per sì, è per noi. Venite a sedervi, forza. E loro belli in acqua. Oh, che escono, bravissimi. Mangiate, mangia gelato, forza. E lui dovrebbe andare in bagno, cioè a dire, poverino, lui deve andare in bagno. Ah, prima di mangiare, vai al bagno, forza. Corri al bagno, dai che il bagno c'è. Poverino, guardatelo. Non ce la fa più, ha fatto le vasche, non ce la fa più. E intanto lei, abbastanza noncurante, mangia. E non lo attende solo per brindare con Simpolitan. Dice, tanto io mangio, troppa fame. Lei stava morendo, ragazzi, di fame. Una bella scelta però, sembrava buono il gelato. Sì, era una buona qualità. E anche il suo, beh, cannoli normali. Invece il suo piatto sbirluccicava. Per il Simpolitan invece aspetta lui. Il cameriere ci guarda e sta pensando, ti è piaciuto? Ti è piaciuto il gelato caldo? Probabilmente l'ha fatto lui ed era in dubbio. Comunque, io vi farò dei tagli, ma non so perché oggi il gioco si blocca un po'. Quindi sto facendo un po' di fatica. A voi non lo farò tanto vedere, ma ogni tanto si blocca, quindi poi li mandiamo al mare a divertirsi. Oh, lui ha odorato i cannoli, ha detto lui buon gustaio, tra l'altro, perché è fuoco. E intanto bevi anche tu e potreste anche, non so, un po' brindare alla vostra amicizia, perché tutto si è risolto. Ed è il momento di scattarsi una foto davanti ai tavolini, perché hanno mangiato qui, sono veramente molto felici, direi anche di fare una bella foto. E tra poco andranno anche in spiaggia, quindi forza, foto, cheese! Per adesso loro sono qui in piscina, magari gli facciamo fare qualche tuffo. Bravi, posa e scattiamo. Allora, ne facciamo una qui in piscina. 1, 2, 3, 4 e 5. E una poi in spiaggia. Allora, visto che lei si deve divertire, tuffati per il gruppo. Tuffa bomba, forza. Non sbilanciamoci troppo. Lui la viene a vedere, viene a vedere la sua amica che stufferà a bomba, chissà come se la caverà, secondo me rischia di fare una figuraccia. Dai Nancy, siamo tutti con te, forza, forza Nancy. Lui la guarda e spera che lei si tuffi malissimo. Oh, la vedo male, ah! No, si è tuffata veramente malissimo, adesso ci prova lui e lei è tristissima. Tuffati per il gruppo e lui parte tutto gagliardo con un salto mortale all'indietro. Questa volta deve essere lei che lo guarda. No, non fare figuracce pure tu. No. Girati, bravo. Bravo, dai che ce la fa. Dai che ce la fa e zac! E lui ha fatto una figura bellissima. Bellissima. Sedetevi qui. Siediti insieme, forza. Perché direi di riempire qui di limonata magari. Vediamo un po' il vassoio. Mixa la bevanda, tè freddo. No, una bella limonata secondo me, ci può stare. Oh, e si godono la limonata. A me piacerebbe provare a vedere se riusciamo a fargli fare comunque un brindisi. Lei è ancora abbastanza annoiata, perché lei finché non vede il mare, guardate com'è stressata, finché non vede il mare non è contenta. Guardate che belle sdraio. Allora, secondo me potremmo fargli una fotina così. Sono bellissimi. E adesso, ragazzi, partiamo verso la spiaggia. Lei ha veramente bisogno di rilassarsi. E adesso vedrete cosa fanno in spiaggia. Purtroppo il tempo è un po' così e così. Ma c'è caldo, per fortuna. Quindi possono andare tranquillamente. Vai qui insieme. Forza, abbandonate il ristorante, barra piscina, barra parco di divertimenti e correte verso la spiaggia. Ed eccoci qui in riva al mare e sì, è notte, perché ci ho messo 4 vite per fare questa cosa, per il semplice fatto che purtroppo i sim si buggavano. E quindi che facciamo? Ci prendiamo la tintarella di luna. Diciamo che ci hanno messo molto ad arrivare in spiaggia, diciamola così.
E sono arrivati che ormai era già buio, quindi non guardate l'orario, facciamo che sono tipo le 8 di sera. E lei sta prendendo una bella tintarella di luna. Guardatela qui. Adesso si alza, decide di fare un pochino di yoga. E anche lui invece, lui è partito subito con lo yoga, senza dirgli niente. Guardatelo qua. Si sono messi un po' distanti l'un dagli altri, però guardateli. Magari anche tu prenditi un po' di tintarella e è sufficiente fare la posizione, se vi chiedete come, del morto. In quella posizione loro si mettono appunto stesi come se stessero prendendo il sole. La prossima volta dovranno arrivare di giorno per forza a prendere il sole. Quindi, sessione di yoga, concentrazione mentale, avanti. E lui si stende intanto e si rilassa. Bravissimo. Finché lei invece prende a fare yoga. E fa anche un riposino, ne approfitta giustamente un po' di tintarella di luna. Prossima volta dobbiamo mandarli però col chiaro e devo fare una correzione, sicuramente errori ragazzi, perché se si bloccava vuol dire che devo fare qualche aggiornamento o qualcosa. Di solito è così, quando mi fa questo scherzetto è così. Però comunque siamo riusciti a mandarli in riva al mare. Quindi ragazzi, io direi che per questa puntata ci fermiamo qua. I nostri sim si sono rilassati, hanno fatto tutto quello che volevano fare, ma in realtà diciamo che i problemi sono solo all'inizio, perché se da un lato avremo una vita simmica di divertimenti, fatti di vacanze e altre cose, non potranno mancare svariati problemi tra di loro che naturalmente non riguarderanno solo la pulizia, perché se riguardassero solo quello, i problemi non ci sarebbero praticamente. Ma quindi cosa accadrà? Come avete visto, la nostra Sim ha fatto anche amicizia con un vampiro e questa cosa c'entra un po' col gioco, ma non subito. Tempo al tempo, ragazzi, vi lascio le supposizioni. Quindi ci fermiamo qua. Mettete like, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!